Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Oggi ringraziamo di nuovo la Home.io che ci ha inviato il sensore PIR Wi-Fi Plus. Questo sensore serve per poter essere collegato magari al vostro sistema di telecamera piuttosto che l'antifurto, creare delle scene in modo tale che tutto ciò che lui rileva vi avverta nel momento in cui avviene questo rilevamento. Questo sensore ha tre funzioni in una: sensore, rilevatore di umidità e rilevatore anche di temperatura. Ma prima di entrare tanto nello specifico, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma prima di tutto questo, lanciamo la nostra sigla! Facciamo un rapido unboxing, anche perché il sensore è quasi fine a se stesso, è già pronto praticamente all'uso. All'interno troviamo il sensore. Per poterlo attivare vi basterà aprire il coperchio ruotandolo, togliere la linguetta di plastica e il sensore si attiverà. Sempre nella parte interna, qui avete il tasto reset. Se per caso la parte anteriore non lampeggia, vi basterà tener premuto il tastino reset fino a che questa non inizierà a lampeggiare. Una volta che inizierà a lampeggiare potrete fare la ricerca, come vi faremo vedere dopo. Il cavo di alimentazione, un adesivo della 3M e gli immancabili tasselli per poterlo fissare al muro. E naturalmente manuale di istruzioni in italiano, a colori e dettagliato. Il sensore funziona a batterie, ma vi consigliamo di tenerlo collegato ad un'alimentazione in modo tale che funzioni meglio il rilevatore di temperatura e umidità, in modo tale che voi all'interno dell'applicazione possiate andare a switchare tra Fahrenheit e gradi centigradi. Ora comunque lo colleghiamo all'alimentazione e dopodiché partiamo con l'installazione. Da questa parte abbiamo il cavo di alimentazione, colleghiamo l'USB, andiamo a tener premuto il tasto reset che è presente qui e non appena il dispositivo inizierà a lampeggiare possiamo iniziare con la configurazione. Quindi spostiamoci sul cellulare. Entriamo nell'app della Home.io, tasto più in alto a destra, sicurezza, PIR Plus Home.io. A questo punto ci ricorda di avere una rete da 2,4 GHz, facciamo avanti, ci ricorda nuovamente di controllare che il dispositivo lampeggi velocemente di rosso. Una volta fatta la verifica clicchiamo sul tasto avanti ed inizia la ricerca. Ci vediamo a fine ricerca. Dispositivo trovato. Da questa schermata noi abbiamo la possibilità di cliccare su fine e quindi verrà configurato con questo nominativo, oppure clicchiamo sulla pennina e possiamo cambiare il nome del nostro sensore. Ad esempio possiamo chiamarlo sensore e basta. Sì, non è molto di fantasia, ma rende l'idea. Clicchiamo sul tasto salvare, diamo fine ed eccoci qui. Abbiamo in questa schermata la temperatura che è in gradi Fahrenheit, dopo andremo a sostituirla con i centigradi, e l'umidità. Vediamo, partendo dal basso, abbiamo il tasto storico, dove ci darà tutti gli allarmi rilevati da quando abbiamo installato il nostro sensore, l'avviso, qui possiamo decidere di abilitare la batteria scarica, quindi ci avvertirà quando le batterie inizieranno ad avere una carica troppo bassa, il rilevamento di movimento. Abilitiamo questa funzione per far sì che si attivi quando rileva un movimento, oppure possiamo avere un allarme in base all'umidità o alla temperatura o se per caso qualcuno cerca di manomettere il nostro dispositivo. Torniamo in questa schermata, il tasto setting, abbiamo uno storico della temperatura e qui ci fa vedere, naturalmente da un po' che lo abbiamo attivato per testarlo un pochettino, ci fa vedere tutto l'andamento grafico della temperatura. Stessa cosa per l'umidità, ma quello che ci interessa cambiare in questo momento è l'ultima voce che è scala temperatura. Togliamo i Fahrenheit, selezioniamo e flaghiamo gradi centigradi e confermiamo. È stata modificata la temperatura nella home page e come vedete si è attivato e ha rilevato un movimento. Quindi ogni qualvolta lui rileverà il passaggio davanti al suo sensore, sensore che ha un rilevamento con una distanza di 10 metri e un angolo di 120 gradi. Continuiamo con i tasti nella parte sottostante e l'ultimo tasto è quello della batteria che ci sta ad indicare
quando lo staccheremo dall'alimentazione, perché magari lo mettiamo in un punto dove il cavo di alimentazione non può arrivare, se la batteria sta raggiungendo dei livelli critici. Altro tasto che possiamo andare ad analizzare è quello in alto a destra, dove ci dà tutte le informazioni sul dispositivo e la possibilità nuovamente di cambiare nome al nostro dispositivo, aggiungergli un'icona se vogliamo fare una foto, selezionarla dal nostro album. Tornando nella home page della app OhmyHo, abbiamo i dispositivi connessi. Nella zona smart abbiamo le automazioni e gli scenari che possiamo andare a creare. E nell'ultima voce, la gestione del nostro account e la possibilità di connettere l'app OhmyHo con il nostro assistente vocale. Dopodiché abbiamo il centro messaggi che ci indica che sono arrivati dei messaggi e qui vi dà la specifica di che cosa è stato rilevato, in questo caso un movimento mentre stavamo facendo i nostri test. Una volta visualizzati i messaggi che sono comparsi, sparirà il pallino e possiamo tornare nella nostra home. Il sensore di per sé non ha senso collegarlo con il nostro assistente vocale, semplicemente perché lui rileva il passaggio, il movimento, la temperatura, l'umidità e comunica ad un altro dispositivo della OhmyHo, come in questo caso può essere l'antifurto o la telecamera, di attivarsi. Quindi se per caso avete un Echo Show, potete dirgli tramite uno scenario che andiamo a creare, un'automazione, di far comparire l'immagine e magari far partire anche una registrazione. Ma noi non abbiamo un Echo Show, quindi non abbiamo la possibilità di vedere, se non dal cellulare, l'immagine della nostra telecamera, quindi creiamo un'automazione. Tasto più in alto a destra, stato dispositivo, sensore movimento plus, deve andare in allarme ed azionare la telecamera con il movimento. Quindi si azionerà la telecamera che ci invierà. Ecco qui, questo è il riassunto di quello che abbiamo fatto come automazione. Quando il sensore di movimento rileva un movimento, invierà il comando alla telecamera di attivare sia la telecamera sia il movimento e ci invierà un pop-up. Adesso facciamo la prova. Movimento rilevato e la telecamera ha rilevato anche lei un movimento. Ringraziamo nuovamente OhmyHo per averci inviato il sensore di movimento da poter connettere a tutta la gamma di prodotti della OhmyHo. Speriamo di essere stati esaustivi nella spiegazione. Lasciamo qui sotto il link in descrizione per poter acquistare il prodotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!